Mentre i governatori De Luca e Fontana fanno scattare il coprifuoco in Campania e in Lombardia, e presto è molto probabile che altre regioni seguiranno, si riapre, per poter contenere questa pandemia, il dibattito sulle nostre libertà individuali. Quanto siamo disposti a cedere della nostra privacy, magari scaricando l'app Immuni, tanto raccomandata dal Premier Conte, dal governo, in cambio di maggiore sicurezza e anche di un controllo sulla nostra salute, la nostra e quella degli altri? È la risposta che cerchiamo di avere questa sera anche con un film. Il cinema spesso riesce ad anticipare le cose. Un film di Steven Spielberg, Minority Report, interpretato da Tom Cruise, che racconta di un mondo futuro nel quale è possibile anticipare le intenzioni dei criminali, ma forse non soltanto quello. E subito dopo Big Data, un documentario che ci spiega come vengono generati miliardi e miliardi di dati da noi tutti i giorni con il cellulare, con il computer, anche aprendo un frigorifero, e che uso se ne può fare, un uso a volte perverso. Restate con noi. State per vedere Minority Report, un film di Steven Spielberg, famoso, che ha avuto moltissimi premi, ed è la proiezione cinematografica di un futuro nel quale è possibile controllare la vita della gente e le nostre libertà. Il tema che in questo momento stiamo tutti quanti discutendo, sul quale ragioniamo rispetto alla necessità di contenere la pandemia. Tratto da un racconto di Philip Dick, che è stato anche l'autore di Blade Runner, quindi un autore culto di fantascienza, Minority Report è stato costruito da Spielberg dopo aver messo intorno a un tavolo un gruppo di scienziati del Massachusetts Institute of Technology di Boston, ai quali ha chiesto di immaginare una città e un futuro nel quale fosse possibile anticipare le intenzioni della gente per poter controllare le attitudini criminali. Ma come si sarebbe potuta fare questa operazione? Come si potevano controllare le persone? Come si possono controllare le persone? Cancellando ogni forma di privacy. Esattamente quello, diciamo, che in questo momento è al centro di ogni discussione. Interpretato da Tom Cruise, da Colin Farrell, Samantha Morton, Max von Sydow, questa storia ruota attorno a una questione fondamentale, che è quella del libero arbitrio, e pone una domanda futuribile ma nemmeno troppo, e cioè: noi stiamo o staremo vivendo una vita così come l'abbiamo decisa o l'avremo decisa, oppure staremo seguendo un copione suggerito da altri? Subito dopo il documentario Big Data, che ci spiegherà come i miliardi e miliardi di informazioni che noi generiamo ogni giorno attraverso il cellulare, il computer, anche aprendo un frigorifero, possono essere utilizzate per controllare la nostra esistenza e spingerci a fare qualcosa piuttosto che altro, a comprare un dentifricio o magari a votare il candidato di un partito politico. Ma attenzione, perché questa settimana Atlantide raddoppia. Sabato alle 21:15 una puntata assolutamente straordinaria, tutta dedicata a un grandissimo campione, e cioè a Marco Pantani. Una puntata nella quale cercheremo di ricostruire la sua storia, un'esistenza fragile, un'esistenza malinconica, ma anche un'esistenza che ha esaltato le folle di tutta Europa nelle scalate che faceva sulle montagne del Giro d'Italia, del Tour de France, e ovunque riuscisse a mettersi in sella la bicicletta. Ma soprattutto racconteremo anche il giallo della sua morte e perché a Madonna di Campiglio la sua carriera si interruppe quando lo accusarono di essersi dopato. È una puntata che abbiamo immaginato con serietà e con amore, ma che apre una serie impressionante di interrogativi, perché abbiamo delle testimonianze inedite che vi faremo vedere. Benissimo, adesso Minority Report, restate con noi.